Piazza Guido Monaco, SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao. Ben ritrovato. Si è quasi fatto il buio, perché ora cominciamo anche a farli col buio, Ma sì. Ma sì, qualche volta non farebbe anche male. Per capire se certe zone sono buie o no. Questa, anche se siamo nel, questo è uno dei centri della, diciamo, del Natale aretino targato Giunta Ghinelli, nel senso che ci sono delle attrazioni che sono state anche la novità del passato anno, una piazza che comunque ancora non è proprio buio, però ci sono le attrazioni, ma quando non ci sono rimane un po' buia questa piazza, questa è una cosa, una tendenza che è rimasta. Però siamo qui perché, nonostante che siamo proprio nel cuore di Arezzo, c'è stato un atto vandalico a una delle attrazioni che erano state installate. Come vedete, ci sono gli operai al lavoro perché qualcuno, insomma, ha tagliato. Era una di quelle attrazioni per saltare, no? Non so le mai viste quelle che erano state messe lì in mezzo. Perché chi mai preso? Le hai viste? per saltare, quindi era una cosa, insomma, anche divertente, e qualcuno però praticamente ha rovinato la festa. Ha tagliato il... Non so come si chiama, la rete in cui si salta. Mi dispiace, soprattutto per coloro i quali lavorano, è il loro lavoro, il loro pane, e dove subire questi atti vandalici, così fa dispiacere. Purtroppo l'ignoranza monta e sono i rischi anche di coloro che lavorano all'aperto, che non possono mettere in sicurezza le loro strutture. Dispiace per chi lavora, per chi fa reddito con queste strutture, dovessi trovare così senza con un danno, non so, abbastanza importante, soprattutto poi montare e smontare, mi capisci che costa, addirittura vedo che la portano via, perché la ricaricano e la portano via, quindi vuol dire che è diventata inutilizzabile e quindi è diventata non riparabile. Arriva il trenino, spostiamoci. È diventata non riparabile. Vuoi salire sul trenino? No, ce l'ho già abbastanza di trenini, sia per montarci sia in miniatura. Guarda che il trenino. Dotto! Devi girare qui, no? Trenino, questo è quello dell'Ascom che va ai mercatini tirolesi. A Piazza Grande? Sì. Si paga? Non lo so, non ci sono mai salito, ti direi una castroneria, non lo so. Ah, pensavo peggio. vedi un po' se si paga il biglietto. No, non penso. Vabbè, di no. Non è che... Comunque, tornando a noi, è stato, come vedi, basta mettere qualche attrazione e anche la tipologia di frequentatori, mentre il trenino incombe di nuovo, anche il tipo di frequentatori della piazza cambia. È logico, quando fai qualcosa, logicamente la piazza piace, attira gente, quindi di conseguenza è vissuta in modo diverso rispetto a quello che è il normale. Questo ci sta. Nonostante questo, però, arriva il vandalo di turno. Purtroppo la notte quelli sono sempre e pensano di fare. Proprio nel sangue. Sono bravate, però purtroppo le bravate poi costano care a coloro i quali ci devono lavorare, come in questo caso. Io auguro a quello che ha fatto questa bravata che un giorno si trovi nelle stesse condizioni e pensi a quello che ha fatto a suo tempo, quindi soltanto questo gli posso dire, gli posso augurare. Insomma, è un peccato perché così la piazza, vediamo che, insomma, tranne il lato, ma neanche il lato, quello più verso che si affaccia sulla stazione, che è sempre quello un pochino più dove ci sono frequentazioni legate al degrado. Comunque ora è una piazza, ecco, che sembra vissuta da tutta la cittadinanza, finalmente sì. Ora vediamo, sicuramente il Santo Domenico sarà pieno qui perché i bambini, è un luogo per bambini, quindi i bambini saranno tutti qui. Bene, si potrebbe studiare qualcosa anche durante l'anno, allora. Si potrebbe studiare qualcosa di tenerla fissa qui in questo periodo, no, in questo periodo e in altri periodi, quindi alternare magari attrazioni diverse, un mese una cosa, un mese un'altra, per far sì appunto che la piazza venga vissuta. Cioè, crea lo stimolo per venirci. Esatto. Se non si crea lo stimolo, logicamente la gente non viene. Altrimenti la lasci in balia dei soliti, cioè, dei personaggi, e poi no. Esatto. Abbiamo visto. Tra l'altro il sindaco Ghinelli, quando è venuto nella trasmissione Nero su Bianco, in cui dicevamo, beh, insomma, però ci sono alcune zone che c'è. Poi dite a me che sono dolce. Tutti dolci eravate, Nessuno ha avuto il coraggio di fare qualche domanda? Io l'ho fatta. Un po' pizzichina. Una gliel'ho fatta. A te gliel'hai fatta? Vabbè. Vabbè, sai, quando c'è il sindaco. No, questo è il messaggio per chi rompe sempre le scatole, lo sai. No, non usiamo la televisione per scopi personali. No, ma è uno della televisione. È uno della televisione, ho capito. È un concorrente. Attento che ti guarda. E farà un videomessaggio di risposta, ne sono sicuro. Guardare. Comunque. Che ti ha, non ho detto niente la sera.
Vabbè, questa è una zizzagna tra di voi. Senti, dicevo, il sindaco ha detto che quando gli dicevamo, però insomma il degrado ancora non è stato risolto, insomma, che era uno degli, insomma, degli slogan della campagna, ha detto no, però in piazza Guido Monaco, dice, non è più come prima perché ci sono stati i famosi blitz, ti ricordi, sì, proprio all'inizio, sì, no? Sì. Allora mi chiedo, ma questi blitz, cioè perché, che sono diciamo di competenza poi delle forze dell'ordine e di chi le coordina, perché chi li coordina non li ha fatti anche prima che c'era un'altra maggioranza, o deve essere il sindaco a chiedere che vengano fatti questi blitz? Non è, la sicurezza non compete al sindaco, compete al prefetto. Quindi di lui, diciamo, si è preso il merito di avergli fatto. Ha sollecitato fare. Forse il prefetto d'Arezzo a far sì che interveni, ci fosse questa vicinanza. Quindi chi c'era prima non l'ha sollecitato. Quando c'ero io sempre, sì. Perché ogni giovedì noi ci incontravamo. Blitz in piazza Guido Monaco. No, ci incontravamo con Questura, Carabinieri, Vigili Urbani, e Nettezza Urbana, Sociale e Cavoli Vari, per organizzare in modo tale che soprattutto il venerdì, il sabato, domenica la città fosse sorvegliata. E quindi non so poi se si è continuato questa cosa. E i blitz vanno continuamente fatti, non li puoi fare una volta sola, una tanto, perché sennò altrimenti non risolve il problema. Esatto. Comunque il mio blitz da fare è questo. Cioè il blitz, le iniziative. Gente. Le iniziative sono il blitz per questa piazza. Se fai iniziative, questa piazza tornerà viva. Se non ci fai niente, questa piazza rimarrà come sempre. E diciamo che forse la colpa è anche di qualcuno in particolare, senza fare nomi. Basta così. Quindi quando parli non si capisce niente, no, parli con nessuno. Chi è che la capisca? Io non l'ho capito. Vabbè, te lo dico dopo. Lo dice le camere. Vabbè, ma devi far capire anche a loro, sennò non è che è una cosa. No, tra di noi. La colpa è di qualcuno che sa benissimo come è stata gestita la piazza fino ad oggi. Qualcuno. Vabbè. Un altro messaggio. Sei un po'. Forse anche piani alti della politica. I piani alti della politica. Ma che vuol dire piani alti della politica? Ma dove vai? Ciao a tutti. Ciao. Non ce lo vuol dire. Ciao.